Ma buon pomeriggio, bentornati col vostro chef. Era un po' che non ci vedevamo, era un po' che non facevo questi piccoli video ed era giunto finalmente il momento di ripartire, perché poi con le vacanze, anche se io praticamente ho sempre lavorato, per cui anzi ho lavorato anche di più del solito, però era bene iniziare a ripartire a fare qualcosina. Per cui approfittato di questa cosa per mostrarvi uno degli ultimi arrivati nella cucina dello chef, ovvero Orbis, eccolo qua. Orbis, questo gioco di Tim Armstrong, gioco edito per l'Italia da Asmodee, ma è dei ragazzi della Space Cowboy, che tra l'altro adoro come casa editrice, fanno giochi veramente molto molto carini. Un gioco per 2-4 giocatori della durata di circa 45 minuti, l'età 10 più, per cui comunque già un gioco gestibile anche proprio per famiglie, devo dire che è molto molto semplice. Allora, di che cosa si tratta? Come vedete, qui c'è una divinità che ricorda un po' Zeus, tra le altre cose, che tiene in mano una regione con una cascata d'acqua. Perché? Perché in questo gioco noi saremo proprio delle divinità. Ricorda un po' i giochi per computer, i giochi per PC, l'Amiga, giochi anni 80, insomma, dove siamo delle divinità che cercano di costruire il proprio mondo. Come facciamo a costruire questo mondo? Attraverso delle tessere regione che rappresentano diverse tipologie, chiaramente di tessera, insomma, per cui ci sono i vulcani, le foreste, le città, eccetera, eccetera, i monumenti. E noi dovremo cercare attraverso la pesca di queste tessere ed in 15 turni, per cui il gioco finisce quando avremo completato 15 turni, le nostre 15 tessere, piazzando la nostra divinità in cima a una specie di piramide fatta con gli esagoni. Cercare di ottenere, ovviamente, con gli adoratori che ci andremo ovviamente a prendere attraverso queste regioni, creare i nostri punteggi, le nostre combo con le varie regioni per cercare di ottimizzarle e fare il maggior numero di punti possibile. Lo apriamo, lo vediamo un attimino insieme. Io già gli avevo tolto il cellophane, mi ero avvantaggiato, so faccio sempre certe figure con sto cellophane, già che ci vedo più poco, per cui eccolo qua, questa è la cover di Orbis, come vedete. Tra l'altro la grafica è molto carina e credo che l'autore sia italiano, poi dopo ci guarderemo meglio, ma se non ricordo male l'autore è italiano. Tanto di cappello perché veramente molto molto bella la grafica. Ok, qui come vedete abbiamo subito i nostri cubetti di legno che ovviamente rappresentano i nostri adoratori nelle varie regioni, per cui la regione verde, la regione blu che dovrebbe essere quella con i laghi, la regione bianca, la regione rossa che dovrebbe essere quella vulcanica, la regione arancione. Ogni tipologia di cubetto rappresenta gli adoratori in quella tipica regione, se non dico cavolate, le dico spesso, ma stavolta forse ci ho beccato. Allora, vediamo il regolamento di Orbis, infatti l'illustratore credo che sia italiano, piemontese, l'autore come dicevo Tim Armstrong. Il regolamento, eccolo qua. Quante pagine sono? 7 pagine di regolamento, con tanto di fotografie, con tanto di esempi pratici di gioco. Ecco, come vedete qua, come si piazzano le varie tessere per poter poi raggiungere le 15 e piazzare poi alla fine la nostra divinità per concludere la partita. Sembra veramente molto molto carino come tipologia. Ovviamente ogni tessera ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche particolari. Vi vado anche a illustrare al volo le varie divinità. Allora, la dea dell'amore, il dio degli oceani, la dea del fuoco, la dea della natura. Ci vedo poco, scusate, dio dei raccolti, la divinità novizia, la dea della pigrizia. Stop. Un po' mi appartiene, il dio della tecnologia, il dio dell'equilibrio, anche il dio della morte, non ce ne facciamo mancare nemmeno quello. Per cui eccoli qua. Questo è il regolamento, molto semplice, molto immediato, 7 pagine con tante illustrazioni e con tanti esempi di gioco, per cui perfetto. Qui andiamo a vedere le nostre fustelle, praticamente sono tutte fustelle, ed eccole qua, che rappresentano proprio, quindi manca una che era scappata via, eccola qua. Le nostre regioni, come vedete qua c'è tipo la regione vulcanica, qua c'è la regione qui la foresta, come vedete nelle regioni qui accanto ci sono il numero di adoratori, se non sbaglio, e qua la caratteristica speciale della carta. Per
Qui abbiamo anche il dorso delle regioni, perché come vedete credo che ci siano alcune cose che vi porteranno a distruggere una regione per un qualsiasi motivo, che adesso mi sembra di aver capito che se non è collegata bene la regione praticamente non che si distrugge, ma rimane inaridita, per cui vi darà anche punti negativi a fine partita. Qui c'è sta proprio un terreno completamente distrutto con tanto di eclissi solare che non fa presagire assolutamente nulla di buono. E qua, ecco, altre regioni, qui abbiamo la costruzione del monumento, qui abbiamo la regione con i vulcani e via dicendo. Regione col campo di grano e regione con la prateria con le pecore, che non poteva non mancare, ovviamente, ricorda un po' Catan. Regione con i laghi, l'acqua, e regione con la costruzione anche qui di monumento. E via discorrendo, qui abbiamo addirittura belle, no, comunque sono veramente belle queste teste. Ah, qui abbiamo proprio la città, come vedete, belle, tanta roba. Beh, graficamente è uno spettacolo. Tra l'altro, questo è il gioco, ho scoperto, perché non l'avevo mai provato. Queste sono le nostre divinità, guardate, tutte le nostre piccole divinità. Questo con tutte le mani sulla testa, questo è il dio della morte, proprio brutto il dio della morte, vabbè. Qui abbiamo i templi e i nostri segnalini, più altre tre divinità. Tra l'altro, sto gioco, per quanto piccolo sia, per quanto risulti più essere presente un fan a tutti gli effetti, ha ottenuto anche un voto molto alto, cioè c'è un rateo molto alto, cioè un voto intorno al 7,5, proprio perché non è il giocone della Madonna, insomma, come si suol dire, però effettivamente è un gioco che per quello che fa, sa il fatto suo, per cui mi ha affascinato molto questa idea della divinità, del riuscire a completare il proprio mondo cercando di ottimizzare queste regioni, sono 65 regioni se non sbaglio, per cercare di ottenere il maggior numero di punti di vittoria. Per cui questo è quanto, io per il momento vi ringrazio, grazie di nuovo per essere stati un po' con me, vi ricordo che c'è anche il mio canale YouTube dove trovate un sacco di video molto molto carini. Non sono tecnologicamente avanzati come quelli di tanti altri YouTuber, ma sono comunque sempre molto, molto carini, molto simpatici. Per cui per il momento vi ringrazio, ci vediamo al prossimo unboxing. Ah, poi appena possibile farò un gameplay con la mia solita acerrima rivale Claudia, oppure con chi mi vorrà sfidare, tanto alla fine perdo sempre. Per cui non è quello il problema, fatemi pure avanti. Ci vediamo alla prossima. Grazie ragazzi, un abbraccio dallo chef, a presto.